È stato appassionante e ricco di colpi di scena il derby tutto montanaro tra Vianese e Atletico Progetto Montagna, vinto dalla squadra di mister Massimo Vacondio con un 4-1 maturato nei minuti finali. La Vianese soffre nel primo tempo, poi si rigenera nella ripresa e conquista i 3 punti in palio nella sfida che ha portato sugli spalti del comunale di Viano circa 300 persone. La squadra di Luigi Bertolini, al contrario dei rossoblù locali, domenica in maglia verde chiaro, gioca un ottimo primo tempo nel quale avrebbe anche meritato di passare in vantaggio, mentre cala un po' nella ripresa, pur avendo accorciato le distanze, quando emergono invece le individualità della Vianese che hanno fatto la differenza. Il risultato si sblocca prima grazie a una perfetta punizione trasformata in rete da Davoli, per poi consolidarsi grazie a un rigore di capitan Lorenzo Galassi e infine con la doppietta di Roberto Ansaloni che vanifica lo splendido gol di testa di Sharaf Bulquitam, centravanti del progetto Montagna, che aveva riaperto la partita sul 2-1 a metà della ripresa. Con questo risultato la Vianese rimane saldamente al secondo posto assieme al Montecchio con 21 punti all'attivo a 4 lunghezze dal fabbrico capolista, mentre l'Atletico Progetto Montagna è terz'ultimo con 9 punti, ma con buone prospettive di recuperare posizioni alle squadre che la precedono, almeno per quanto si è visto sul campo di Viano. Sentiamo ora i due allenatori, Massimo Vacondio della Vianese e Luigi Bertolini dell'Atletico Progetto Montagna. Un successo meritato, un primo tempo che abbiamo giocato in modo male, proprio male, perché purtroppo non siamo riusciti a prendere in mano il centrocampo, quindi abbiamo fatto una bruttissima partita. Dopo il secondo tempo, insomma, i ragazzi con molta umiltà sono scesi in campo, hanno dato quello che avevano e le qualità che hanno, vedete anche voi. Prospettive delle due squadre così a pelle, secondo te? Prospettiva, loro mi hanno fatto una buona impressione, devo essere sincero. Per me è una squadra che può tranquillamente lottare per salvarsi. Noi dobbiamo continuare a crescere, migliorare qualche aspetto, però insomma la volontà dei giocatori è meravigliosa, cioè i giocatori penso che non ci sia niente da dire, dobbiamo migliorare, quello lo sappiamo, però la volontà di come si allenano, come giocano in campo, tanto di cappello. Ti prego, equilibrata fino per assurdo la loro espulsione, che invece che favorirci ci ha penalizzato, tutto lì. Loro sono sicuramente una squadra attrezzata più di noi, con valori diversi, ma va messa in campo la determinazione giusta fino a quell'episodio che invece che darci una spinta ci ha rallentato. Prospettive vostre e loro, secondo lei? Loro non mi interessano, le nostre, il fatto di lottare fino alla fine, quello è un dubbio, è ancora presto. È soddisfatto dei suoi comunque per come atteggiamento giusto, peccato Monti per l'espulsione finale, qualche infortunio di troppo, ma ci salteremo fuori. Grazie.